Ciao e benvenuti di nuovo nella mia cucina. Oggi prepariamo le cialde per i cannoli. Allora, gli ingredienti sono 250 g di farina, 25 g di strutto, 25 g di zucchero, 5 g di cacao amaro, 10 ml di aceto di vino e 100 ml di acqua. Allora, mettiamo tutti gli ingredienti in una terrina. Ecco, farina, sale, strutto, zucchero, aceto di vino, acqua e cacao. Tutto mescoliamo bene, impastiamo bene ed dobbiamo ottenere un panetto liscio ed omogeneo. Ecco il panetto che metteremo in una terrina infarinata a riposare almeno 2 ore in frigo. Passate le 2 ore, prendiamo il panetto dal frigo, lo stendiamo su un piano da lavoro infarinato, ecco, stendiamo bene col mattarello lo spessore di un paio di millimetri, non di più, perché poi nella cottura si andranno a gonfiare un po' i cannoli. Cerchiamo di girare la pasta, in entrambi i lati. Così la stendiamo bene. Se c'è bisogno, per non farla attaccare alla base, possiamo anche aggiungere un po' di farina. Ecco. Adesso prendiamo un coppapasta e diamo la forma di cannoli. Praticamente ci facciamo un cerchio che poi dopo andremo ad avvolgere intorno alla forma del cannolo, quella d'acciaio. Ecco. Prendiamo la forma d'acciaio e ci mettiamo il cannolo avvolto intorno e praticamente li chiudiamo con un poco d'acqua. Cerchiamo di chiuderli bene, ecco, perché poi durante la cottura, come è capitato a me, vedrete adesso che si aprono. Quindi bisogna chiuderli bene. Cercano di fare anche un po' di pressione in più, ecco, vedi? Uno si è aperto, ma può capitare, cioè è una cosa che succede. Nulla di grave, anzi sono buone a mangiare anche così, perché poi alla fine me lo sono mangiato così con un po' di zucchero a velo sopra. Eccoli cotti, finiamo di cuocerli tutti e li facciamo raffreddare bene. Eccoli qua tutti pronti per essere farciti. Grazie per aver guardato il video, spero che vi sia piaciuto. Iscrivetevi al mio canale e alla prossima ricetta. Un bacio, ciao ciao!